Buonasera. Ci siamo. Allora, buonasera a tutti. Riprendiamo Buonasera. dando la parola al segretario per l'appello. Grazie. Aiosa? Io se c'è. Assente. Adesso sento. Antonioli? Ma io se qua. C'è aiuto. Andriosa c'è? Antonioli? Boccia? Caponi? Assente al momento. Chittò? Assente. Cremonesi? De Noia? Di Stefano? Assente. Foggetta, Franciosi, È in ritardo, assente. Presente. Gianvecchio, Assente. La Miranda, assente per il momento, Landucci, assente, Sì. Nossa, Pasquale, Pastorino, Pavan, Assente. Pennasi, Pietra, Rivolta, Romagnello, Teormino, Tita Ferrante, Assente. Torraco, Tremolada, Pavassori, Un momento, assente. assente. Presente. 15. 15 presente, 10 assente al Sì. momento. Risultano 15 consiglieri presenti e 10 assenti. La seduta è valida. Prima di iniziare ho bisogno di tre scrutatori. Chi si offre volontario? A Pastorino, visto che è a Pastorino, Torraco e Cremonesi. Grazie. Stasera non ascoltiamo l'inno perché non è previsto, mentre la seduta di ieri sera è stata dedicata all'esposizione della relazione da parte dei relatori della prima commissione e quella dell'amministrazione comunale. Quindi oggi si inizia con la discussione generale nel rispetto dei tempi per ogni gruppo consiliare. Dichiaro aperto il dibattito, prego i consiglieri di prenotarsi. Grazie. Chiesto la parola il consigliere Torraco, prego. Buonasera Presidente, buonasera a tutti e a tutte. Con questo Consiglio ci accingiamo ad approvare il bilancio di previsione 2014. Lo stiamo discutendo solo ora a causa della presenza di numerose precedenti incognite sciolte da parte dello Stato centrale solo alcune settimane fa. Speriamo che nei prossimi anni vi sia più velocità e immediatezza nelle direttive da parte dello Stato, perché è volontà soprattutto del Sindaco, della Giunta e questa maggioranza presentarci in Consiglio e pertanto alla cittadinanza tutta molto prima di ora. Al fine di approvare il bilancio di previsione in tempo ragionevole, perché noi, e come credo tutto il Consiglio, crediamo nell'importanza dei principi in tema di programmazione. Il bilancio deve costituire per tutti noi una guida e una mappa in questo difficile cammino amministrativo. È importante ricordare al riguardo che il bilancio di previsione non è assegnata solo una funzione programmatoria, cosiddetto budget, la cui portata sarebbe già di per sé rilevante, ma che a esso si connetta anche l'efficacia del vincolo autorizzatorio che costituisce un fondamentale strumento per assicurare l'equilibrio del bilancio, soprattutto alla luce del nuovo sistema contabile. Abbiamo quindi costruito il bilancio anche sulla base della coerenza e rispetto del disegno di legge di stabilità. Come accennavo prima, è la prima volta che il bilancio viene costruito applicando il nuovo sistema contabile. Questa scelta di forte caratterizzazione di ordine politico è stata decisa e applicata per portare vantaggi nella gestione del famigerato patto di stabilità. Ed evidentemente per produrre benefici sul piano economico-finanziario, al fine di non chiedere ulteriori sacrifici ai cittadini oppure vederci costretti ad ulteriori tagli. Purtroppo la situazione economica vive ancora una condizione di incertezza, pesante sotto ogni profilo, soprattutto occupazionale di lavoro e di riflesso economico-sociale. Spesso viene stimata una possibile ripresa dei consumi e dell'economia.